Mister Maurizi, benvenuto a Teramo. Non sarà un percorso semplice, sarà lastricato di molte insidie, però l'entusiasmo che abbiamo visto, che l'ha accompagnata anche nella conferenza stampa, è già una buona notizia per i tifosi del Teramo. Ma intanto l'entusiasmo è contagioso, tutti dobbiamo essere contagiati dall'entusiasmo, ma come il pessimismo è contagioso. E io credo che bisogna guardare con ottimismo alla vita, perché la vita è una, e anche la vita sportiva è una, l'anno calcistico è uno, nessuno ci fa ripetere la partita è una, nessuno ci fa ripetere una gara sicuramente dopo averla giocata, quindi dobbiamo giocarla al massimo, col massimo entusiasmo, e io credo con l'aiuto da parte di tutti riusciremo a fare qualcosa di importante. Come si concilia una squadra che ha come obiettivo la salvezza con un atteggiamento che deve essere propositivo e di cercare di padroneggiare la partita? Sono due modi inconciliabili oppure no? Ma io non credo che si possano scindere trasporto emotivo, rabbia agonistica, furore agonistico, sangue agli occhi, fuoco, tutte le frasi che sentite dire normalmente, e no, non si conciliano con gli aspetti tecnico-tattici secondo quello che vogliamo fare. L'importante è essere ben consapevoli di quello che vogliamo fare. La consapevolezza credo che sia il primo principio dell'essere umano. Le chiedo, che impressione ha avuto del Teramo che ha visto contro il Rimini? Buona squadra, ottima, buona squadra. E allora una domanda sul prossimo avversario, perché è chiaro che questa è una settimana congestionata di impegni, non ha neanche il tempo di acclimatarsi, che già subito la doppietta Fano e poi Monza. Restiamo a Fano, è uno scontro delicato, anche se siamo ancora all'inizio torneo. Ma intanto non c'è da fasciarsi la testa, nel senso che mancano talmente tante giornate alla fine che quindi non diventa una partita della vita, anche se poi per il mio modo di vivere tutte le partite sono una partita della vita, quindi la settima o la quindicesima, voglio dire Fano, Pordenone, San Vetetesi, qualsiasi squadra, faccio di nome a caso, non me ne voglia nessuno, qualsiasi squadra contro qualsiasi avversario c'è da fare la partita della vita. Si aspetta mercoledì sera contro il Fano, visto che c'è una novità, la sua presenza in panchina, si aspetta anche entusiasmo da parte del pubblico del Bonolis? Ma le aspettative vanno... è meglio non aspettarsi... Non le piacciono. Non mi piacciono, esatto, è meglio non aspettarsi nulla, ma io sono molto fiducioso che il pubblico, che i tifosi del Teramo seguono con trasporto emotivo questa squadra, soprattutto perché questa squadra ne ha bisogno.